La Vispesaro si conferma bestia nera stagionale del San Nicolò. È infatti un gol dell'ex Rocco Costantino a mandare in finale i marchigiani e fermare la rincorsa al sogno Lega Pro dei biancazzurri. Epifani sceglie la formazione migliore contro una Vispesaro mai battuta neanche nella stagione regolare, con Bisegna vicino a Petroni a centrocampo e Stivaletta ad agire nelle vicinanze di Traini in avanti. Ma non è una via di gara facile per il San Nicolò. I marchigiani devono vincere per agguantare la finale e mettono subito pressione ai biancazzurri. La squadra di Sassarini farà la gara per gran parte della prima frazione, provandoci in un paio di occasioni dalla distanza, con il San Nicolò che invece preferisce aspettare e difendersi con ordine. Bisognerà attendere il 36esimo per vedere la prima vera palla gol dell'incontro di colore biancazzurro. Chiacchiarelli dalla sinistra trova Stivaletta in mezzo, ma il colpo di testa del giocatore vastese è calibrato male e si spegne sul fondo. Qualche minuto dopo è Rossone a provarci dalla distanza, con Ciotti che segue la traiettoria del pallone e toglie la mano solo all'ultimo momento. La ripresa poi si apre sulla falsa riga del primo tempo, con il San Nicolò che prova a colpire all'ottavo minuto quando Petroni indirizza di destra un pallone sulla traversa, forse anche con la complicità di Stefanelli, che si fa anche male nell'intervento ed è costretto a lasciare il campo per un taglio che si procura sul viso con copiosa fuoriuscita di sangue. Il livello di agonismo sale. A San Nicolò viene annullato un gol di Stivaletta per un presunto fallo commesso da Moretti, con le proteste ovvie di quest'ultimo. Al 26esimo l'episodio a favore dei marchigiani. De Santis svirgola il pallone e mette in angolo. Dagli sviluppi Costantino beffa di testa Ciotti per il vantaggio della Vis proprio con l'ex di giornata. Tre minuti dopo ancora Costantino si invola sulla sinistra, arriva tu per tu con Ciotti che però gli chiude lo specchio della porta e gli nega il raddoppio. Ancora marchigiani poi al 35esimo quando Moreno indirizza un calcio di punizione di un soffio fuori la porta difesa da Ciotti. La squadra di Sassarini protesta poco dopo per un contatto in area tra De Santis e Costantino, con il direttore di gara che lascia proseguire, e poco dopo allontana anche Sassarini per un ingresso rabbioso in campo. Il San Nicolò prova con la forza della disperazione a portare la contesa perlomeno ai supplementari, ma gli sforzi saranno vani. Domenica prossima la finale di Girone F sarà Vispesaro contro Olimpia Agnonese, con il San Nicolò che invece ripone i sogni di gloria per la prossima stagione. Mister, cosa dire in questo momento di grande delusione? Complimenti alla squadra per il campionato che ha fatto, per il mese passato, i 40 giorni passati terribilmente la squadra ha reagito in maniera impeccabile. Oggi credo che abbia fatto una grande partita, abbiamo avuto occasioni per andare in vantaggio, abbiamo fatto un gol regolare e poi il calcio è così, prendi sull'unica occasione loro su un calcio d'angolo, una mezza spizzata, prendi gol. Poi ci abbiamo messo tanto per recuperare, ma queste partite quando vai in svantaggio sono difficili da recuperare. La corsa la Usain Bolt alla fine verso il direttore di gara per fargli vedere il cronometro? Sì, ma quello è più un atto di nervosismo perché sull'incidente del portiere loro sono stati 8 minuti a terra, e abbiamo perso 8 minuti, ci sono stati 6 cambi e credo dare 6 minuti di recupero è tutto sbagliato, bisogna andare di più. E delle volte bisogna avere un po' più di coraggio in questi arbitri perché noi andiamo in campo, lavoriamo e mi aspettavo un recupero di più, magari la partita sarebbe finita così, però mi aspettavo un recupero maggiore e gli ho chiesto delucidazioni sul gol annullato perché mi sembra assurdo. La squadra è stata in campo per tutti i 90 minuti, ha tenuto il pallone, ha concesso una situazione, quella del fallo sul gol annullato e poi ne ha create 5-6 e ha fatto la partita che doveva fare, una partita attenta a stancare gli avversari e a metterci grande sentimento in una situazione, no? Noi secondo me abbiamo creato 5-6 palle gol e alla sesta abbiamo fatto gol. Un'ottima squadra che ha fatto benissimo e quindi questo avvalora ancora il nostro percorso perché battere loro sul sintetico dove ci hanno giocato tutto l'anno, dominare la partita per noi è motivo di vanto, questo. Tra l'altro vi confermate bestia nera del San Nicolò? Ma probabilmente noi nel nostro percorso del campionato qualche punto ci manca. È innegabile che non ci ha messo sotto nessuno, abbiamo pagato un periodo nero ma perché abbiamo cambiato un sistema, purtroppo anche l'assenza di Ridolfi ci ha costretto a cambiare il sistema di gioco. E quindi abbiamo perso un po' di tempo, però sicuramente nella partita abbiamo visto che le squadre che non c'è superiore potenzialmente nessuno, poi si fanno errori durante un'annata, ne abbiamo fatti, però ora pensiamoci, godiamo questa finale che credo sia straordinaria
per quello che erano gli obiettivi iniziali.